Sono Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch in Italia. Sono Riccardo Gatti, capo missione a bordo della nave Open Arms. Alessandro Metz, armatore di Mediterranea. Io sono Alessandro Porro, sono un soccorritore di SOS Mediterranea. In questi 4 anni di attività in mare ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Abbiamo visto persone affogare, abbiamo raccolto cadaveri, abbiamo avuto persone che ci sono morte tra le mani. Ci è capitato di vedere a me e ai colleghi situazioni molto semplici e anche molto complicate. Quelle molto complicate ti rimangono scolpite nell'immaginario. Per esempio la notte in cui poi sono stati chiusi i porti italiani, il nostro soccorso è stato fatto alla cieca perché avevamo più di 40 persone in acqua e per localizzarle non c'era altro che stare zitti e ascoltare con le orecchie. Quindi provate a immaginare il buio del mare, la notte, e affidarsi unicamente ai propri sensi, perché tutta la tecnologia che hai a bordo è inutile nel buio più completo. Noi evidentemente quello che pretendiamo da questo governo, ma come lo pretendiamo anche dagli altri governi, è prima di tutto il rispetto delle convenzioni internazionali di cui l'Italia evidentemente è firmante. Niente è stato tanto difficile e devastante quanto i giorni che gli Stati membri dell'Unione Europea ci hanno costretto a trascorrere a bordo con queste persone vive e soccorse, che solo dovevano toccare terra e sarebbero bastati pochi minuti di navigazione. Invece siamo rimasti bloccati per giorni davanti ai porti a spiegare ogni 5 minuti a queste persone perché un continente in pace, un paese in pace, non le vuole, non le ritiene nemmeno degne di toccare terra. Il tema vero rispetto a quanto sta succedendo in Libia, assolutamente documentato e ormai affermato da tutti gli organismi internazionali, ci impone di pensare non tanto alle ricollocazioni, ma come evacuare quelle persone. Ci sono a pochi chilometri da noi persone che stanno subendo quotidianamente violenze, stupri, torture e molto spesso anche uccisioni. Quindi come facciamo a permettere tutto questo e a volgere lo sguardo da un'altra parte?